Maria, voglio capovolgere il tuo discorso. Cioè, tu hai incontrato un giovane tunisino che ha rinunciato a partire per fare la traversata del Mediterraneo verso Lampedusa per compiere un gesto rivoluzionario. Dico di più, credo che il maggiore gesto rivoluzionario che i giovani tunisini hanno fatto nella primavera scorsa è stato quello di partire, di tentare di venire in Europa. È stato il vero momento più straordinario di questa rivoluzione, apparentemente contraddittorio. Cioè, tu stai trasformando il tuo paese, hai conquistato se vuoi, la vittoria, hai cacciato Ben Ali, questo ridicolo tiranno obeso di corruzione, e parti, vai in un altro luogo. E invece no, quello era il vero gesto rivoluzionario. Perché quella sete di trasformazione che ho cercato di mal descrivere prima trovava la sua espressione ultima, estrema, più forte nell'andare a vedere di persona qual era quel mondo che loro volevano creare, il mondo dove ogni individuo vale in quanto individuo. Cioè le dittature, le autocrazie, le sicurocrazie del mondo arabo negano l'identità individuale. Uno non vale in quanto tu sei, vale in quanto massa. Il messaggio più straordinario che l'Occidente ha trasmesso, può trasmettere a questa gente, che ognuno di noi ha una sua dignità. Una sua dignità. Allora, questi giovani, quelli che hanno fatto la traversata e quelli che, ahimè, sono morti, e che noi da questa parte del mare abbiamo letto come un pericolo, come qualcuno che veniva, come dire, a mettere in crisi qualche cosa che ci apparteneva in modo esclusivo, cioè la democrazia, era qualcosa che era solo nostro. Voi state di là, vi diamo un po' di soldi perché non veniate a disturbarci. Bene, in quel momento quei giovani compivano un grande gesto rivoluzionario e rendevano alla civiltà dell'Occidente, che è qualcosa di reale, non è soltanto qualcosa che scriviamo sulle dichiarazioni, mettiamo nei discorsi, è tutto quello che abbiamo detto prima, l'individuo, separazione dei poteri, la democrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Venivano a vedere quello, a cercare quello, perché quello era il loro possibile modello. Bene, che cosa abbiamo fatto noi? Li abbiamo respinti. Li abbiamo respinti. Ma non solo noi italiani, attenzione, è l'Europa come civilizzazione, per dire un termine che è più forte, è più complesso di civiltà, quello che noi utilizziamo in italiano. Cioè tutto quel complesso di valori per cui noi siamo quel che siamo, o siamo quello che dovremmo essere. Bene, l'abbiamo respinti, l'abbiamo respinti. È una lezione lei, può dirlo molto meglio di me, hanno appreso, hanno letto, che conserveranno, che conserveranno. I rivoluzionari tunisini, che noi abbiamo visto, credevamo impegnati a pigiare sui tasti dei telefonini e di internet, erano quelli che noi vedevamo sbarcare a Lampedusa e di cui facevamo i conti tutti i giorni, 300 in più, 5.000, ma dove li mettiamo? Sarkozy non vuole, eccetera, 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 eccetera. Erano i protagonisti di questa, della più importante trasformazione storico-politica del mondo arabo dall'epoca di Nasser, cioè dai nazionalismi, dalle cadute del colonialismo occidentale. E noi li abbiamo cacciati. Noi li abbiamo cacciati. Domenico. Donc, tout d'abord, je vais parler de ma. Si vous Se me lo consentite,
Vorrei parlarvi della mia esperienza personale nella rivoluzione, perché io ero lì l'11, il 10, il 9, il 14 gennaio, ero con gli studenti. Io sto studiando laurea specialistica scienza criminale. Abbiamo cominciato il 10 gennaio, alle 7 del mattino era davanti alla facoltà, avevo esame alle 10, La notte precedente vedevamo su Facebook, avevamo visto che c'erano stati 49 martiri nella regione di Garsa, vicino a 5 ore dalla capitale. Io ero a casa, protetta, lo erano anche i miei amici, ma tu eri su Facebook con un'ottima connessione internet sul tuo PC portatile, ma se tu sei lì e vedi che un tunisino è torturato soltanto perché voleva la sua dignità, alle 7 del mattino c'erano giovani che aspettavano che l'università si aprisse per iniziare la protesta. Abbiamo lanciato un appello su Facebook a mezzanotte, alle 8 del mattino abbiamo iniziato la nostra manifestazione. Eravamo soltanto 5 ragazze perché le altre avevano paura. Sapete che cos'è un uomo arabo? Io dicevo, non sono un uomo, sono una donna, ma voglio fare la manifestazione, voglio manifestare comunque. Abbiamo concluso la manifestazione in 5.000 studenti, abbiamo avuto studenti che sono stati presi dalla polizia, ragazze torturate, strupate, violentate. Durante la rivoluzione eravamo studenti all'interno della nostra università, ma eravamo torturati, picchiati, colpiti da gas lacrimogeni nella nostra università ed era catastrofico. Grazie, vi ringrazio del suo discorso. I tunisini stavano lottando per i diritti dell'uomo, alcuni europei fino all'ultimo minuto inviavano bombe lacrimogene affinché la dittatura rimanesse. Ebbene, quello che è bizzarro è che ora, dopo questa rivoluzione, vediamo Sarkozy che impone la tassazione agli studenti. Ebbene, bisogna fare la rivoluzione europea in questo senso. La rivoluzione era una rivoluzione di massa, ma dietro la massa c'erano molte sofferenze, molte persone, molte storie, i pianti, le lacrime delle madri, dei martiri. Non si trattava semplicemente di denaro, di contributi, di sostegno. Avevano paura di giudicare chi aveva ucciso il loro figlio. Ecco, è stato un processo, è un processo molto delicato. La Tunisia ha avuto 300 martiri e ogni martire, dietro ogni martire c'è una famiglia povera molto spesso, che soffre non solo a livello emotivo, a livello dei sentimenti, ma che soffre anche a causa della grave condizione di indigenza. Volete aggiungere qualcosa? Perché poi vedrei se ci sono delle domande, poi guarderei le foto finali di Fabio Bucciarelli. Sono ancora, come dire, allago leggermente il campo. Sempre partendo da questo discorso di internet, eccetera. Sono appena tornato dal Niger. Il Niger è il retroterra di queste rivoluzioni, il Sahel, è un altro capitolo di questa storia che si presta a sviluppi complicati, difficili, eccetera. Allora, io ho fatto, diciamo, 1.000 chilometri attraverso il Niger e ho fatto una constatazione che trovo assolutamente drammatica ma esemplificativa. In uno dei paesi, delle città che attraversavamo, in uno dei paesi più poveri del mondo, il Niger, nonostante sia ricchissimo di uranio, eccetera, incontravo una miseria trogloditica. Non c'è l'acqua corrente, non c'è l'elettricità,
bambini seminudi si trascinavano nella polvere per andare a vedere la gente che passava sulla strada, che si fermava a mangiare in questi banchetti dove venivano arrostiti montoni, pecore, a vedere la gente che mangiava. Bene, non c'era nulla. L'unica cosa che c'era in ogni città, in ogni villaggio, era il ripetitore dei telefonini, bellissimo, moderno, nuovo, cintato, con i pannelli solari per l'energia, in un posto dove sarebbe la soluzione straordinaria per molti problemi, ma è troppo caro e nessuno ha la possibilità di metterlo. Allora, con un ragazzo del posto ho fatto questa constatazione: ma diavolo, ma qui non hanno il vero miracolo lì è schiacciare un interruttore e aprire il rubinetto dell'acqua, cose che a noi sembrano banali. Questa è l'Africa, c'è un gran parlare di quest'Africa che si trasforma, trasformata da internet, dai telefonini, che cresce, che avanza, le borghesie. Ma l'Africa è quella cosa lì, il miracolo dell'aprire il rubinetto, la novità tecnologica straordinaria in Africa non è l'internet veloce, è il rubinetto dell'acqua corrente. Ma lì, ovunque, c'era il ripetitore dei telefonini. E allora questo giovane nigeriano mi ha detto: ma guarda, forse abbiamo sbagliato le priorità. Dovevamo cominciare con l'acqua, passare alla luce, costruire una scuola e poi forse mettevamo il ripetitore del telefonino. Abbiamo questo bisogno così disperato di comunicare con un universo che è indifferente ai nostri problemi. Allora, è una scelta che è una non scelta. Non è questa gente che ha scelto di costruire nel proprio villaggio miserando il ripetitore. Siamo noi che abbiamo scelto di fare quello. Voi mi direte: ma cosa c'entra questo con la Tunisia? La Tunisia non è il Niger, non è il terzo mondo, non è il quarto mondo. Boh, forse anche neanche l'Egitto, eccetera. C'entra. Perché l'Africa ha bisogno, l'Africa, e parlo delle Afriche, l'Africa araba, l'Africa nera, l'Africa australe, eccetera, eccetera, hanno bisogno di rivoluzionari, parola vecchia, superata, morta, non la usiamo più, ci fa persino neanche più paura, che loro sono i rivoluzionari nel mondo. L'Africa ha bisogno di rivoluzionari, rivoluzionari come quelli che ci sono stati in Tunisia, in Egitto. Gente che vada in strada, prenda le pietre, prenda il macete, cacci via le élite infami che hanno saccheggiato e umiliato quei paesi, molto più di quanto abbiano potuto fare i colonialisti nel breve periodo in cui sono passati attraverso la storia africana. Il modello tunisino, cioè la rivoluzione, la buona, vecchia, cara rivoluzione, è un modello che si può e si deve imporre anche all'Alta Africa, quella che sta al di là del Sahara, dove ci sono altre gioventù come questa, derelitte, derubate della propria identità e della propria possibilità di sognare un futuro, e che devono andare in strada a fare la stessa cosa, magari non badando al fatto che ci sia la torre del telefonino, ma badando che ci sia il miracolo dell'interruttore. Grazie. Tu dici il miracolo dell'interruttore. Mi è per un servizio che feci 3 o 4 anni fa negli Stati Uniti all'aeroporto di Newark, dove arrivano ogni notte gli aerei con i rifugiati che gli Stati Uniti d'America accolgono ogni anno, perché è una cosa che non si sa: gli Stati Uniti d'America accolgono più rifugiati di tutti gli altri paesi del mondo messi assieme. E c'è un programma legato alle Nazioni Unite, e ogni giorno arrivano questi aerei in 5 aeroporti americani dei rifugiati.
Per i rifugiati che arrivano dall'Africa, che per esempio arrivano dal Ruanda e dal Burundi, c'è un microcorso di 5 minuti che è legato al rubinetto, alla luce e al letto. Io il primo giorno che l'ho visto mi sembrava una cosa da non pensarci, e poi questo qui che faceva il corso, con tutti questi bambini che guardavano, i genitori, mi diceva: e beh, ma come fanno a sapere che a sinistra c'è l'acqua bollente e a destra c'è l'acqua fredda? Come fanno a immaginare che aprendo questo chi viene, chi è fuggito dalla miseria, dalle persecuzioni, che funzioni così, che una vesca da bagno funzioni così, una doccia funzioni così? E poi l'interruttore, questi adulti, questi bambini che giocavano con l'interruttore perché gli sembrava incredibile che la luce si accendesse così. Il terzo è stato spiegargli come funzionava un letto, ma non, naturalmente non il letto dove appoggiarsi. Io dico che perché? E una madre in francese che veniva dal Burundi mi ha detto: no, ci dovete semplicemente spiegare in che strato dobbiamo infilarci. Dormiamo sopra, dormiamo sotto il copriletto, dormiamo sotto il piumino, sotto il lenzuolo. A che punto vi infilate per dormire? A che altezza? Allora tu dici delle cose che effettivamente io ho scoperto a New York, che uno non avrebbe mai pensato di scoprirle là. Ho scoperto questa cosa, che c'era questo micro corso di 5 minuti per insegnare quelle cose che ci sembrano talmente naturali, per cui non immaginiamo, che invece poi sono delle cose che poi fanno la differenza nel mondo. Io volevo vedere se c'erano delle domande, se fate la domanda dite anche per chi è. Chi c'è lì? Prego, prego. Salve, mi chiamo Davide Ziveri, sono dell'Associazione Libera. È stato detto di non fare del discorso religioso la categoria egemonica per leggere la complessità di queste situazioni, quanto piuttosto i programmi politici. Però non si è parlato di un'altra categoria che secondo me è molto rilevante, che è quella di identità. E parlare di identità chiama in causa non solo i giovani appunto di Egitto e Tunisia, ma anche sulla sponda nord del Mediterraneo. Ecco, io volevo chiedere, secondo voi quanto è sentita, se lo è, questa comunità di destino tra quanto sta succedendo, è successo e sta succedendo sulle sponda sud e su quella nord del Mediterraneo, pensando a Grecia e Spagna soprattutto. Grazie. Ma io credo che, forse posso rispondere in questo modo, c'è una forte identità all'interno di questo movimento rivoluzionario, chiamiamolo così, cioè il rispecchiarsi nell'altro, imitarlo, è stato uno dei motori di quanto è successo e sta succedendo in questo momento nel mondo arabo, non soltanto nel mondo arabo mediterraneo, ma in tutto il mondo arabo. Cioè, vedere cosa avevano fatto i tunisini, in questo senso il ruolo della Tunisia è stato fondamentale, ha fatto scattare un meccanismo di imitazione, l'Egitto, la Siria, lo Yemen, poi ben vediamo, ognuna di queste rivoluzioni poi ha avuto dei percorsi diversi, alcune sono fallite, altre si sono sviluppate, altre si stanno sviluppando, cercano altre strade, ma questa forte, una volta si chiamava panarabismo, ed era il vecchio panarabismo nasseriano, no? Cioè tutto il mondo arabo ad ogni iniziativa di questa sorta di profeta che era Nasser si muoveva come per un solo respiro. Cioè abbiamo parlato prima di dignità. Nasser è stato il personaggio storico che ha ridato una dignità al mondo arabo, gli ha fatto capire che poteva, come dire, confrontarsi con l'Occidente perennemente forte, perennemente ricco, perennemente vincitore, da pari a pari, e anche vincerlo. Un uomo che aveva battuto le potenze coloniali, l'Inghilterra e la Francia, il 56, poi la storia di Nasser è una storia complessa che è andata in altre direzioni e non è qui è il momento di parlare. C'è un forte sentimento di panarabismo in questo momento. L'idea stessa di essere al centro della storia, che tutto il mondo, come dire, ruota
anche nell'attenzione attorno a quanto succede in questi paesi e nella rivoluzione di questi paesi. È un forte elemento di identità. Il male arabo, per dirla con una formula un po' semplicistica, è questo senso perenne di frustrazione, di essere stata una civiltà straordinaria che ha ampiamente preceduto quella europea, il mondo arabo era più civile dell'Europa medievale nel confronto dell'epoca. A un certo punto, i musulmani sono arrivati a Vienna, sono arrivati nel cuore dell'Europa, e a un certo punto tutto questo si è trasformato. E il mondo arabo continua a perdere tutte le guerre, tutte le sfide con Israele, eccetera, eccetera, economicamente derelitto, nonostante abbia spesso materie prime straordinarie. Allora, nel momento in cui il mondo si accorge di loro e li guarda con attenzione, con paura, con interesse, con entusiasmo in alcuni casi, allora quello è stato veramente un grande momento di identità. Io dico solo tre cose, tre flash rispetto ai movimenti che comunque si stanno muovendo anche in Occidente. Penso che questo fosse il riferimento, no? Non solo la Spagna e la Grecia, ma insomma gli Stati Uniti e anche altri movimenti. Il primo è il fattore demografico. Prima ho detto 217, 630, ma ci avrei potuto mettere il 50, che il 50% della popolazione ha meno di 30 anni. In Tunisia una situazione simile c'è, in Egitto una situazione simile c'è negli altri paesi arabi. Non è questo il caso. La rivoluzione è anche un fattore di energia, sia Domenico che Asma l'hanno descritto molto bene, ci vuole questo motore. La seconda cosa parte da un aneddoto. Io il 18 gennaio dell'anno scorso ero a una conferenza in Arabia Saudita, e quindi proprio tra la caduta di Ben Ali, era il 14 gennaio, e l'inizio degli eventi in Egitto, 25 gennaio. Ero a una conferenza con l'ambasciatore egiziano a Washington e gli chiesi privatamente, poi magari lui diplomaticamente non mi rispose quello che pensava, però gli chiesi che cosa, se avesse mai pensato che quello che era appena accaduto in Tunisia sarebbe mai potuto accadere in Egitto. E lui mi disse: assolutamente no, questa è una cosa, un caso a sé. E invece 7 giorni dopo iniziò in Egitto. Allora io penso che ci sia un fattore di dignità e anche di orgoglio che abbia influenzato questi paesi, da cui nessuno effettivamente si aspettava, o pochissimi si aspettavano che capitasse qualcosa. E il terzo punto è che in realtà quello che è capitato, soprattutto su questo lato del Mediterraneo, è una sfida anche per l'altro lato del Mediterraneo per costruire un ponte. Io dico la verità, onestamente, io fino a 13 mesi fa di mondo arabo non mi ero mai occupato. Cos'è che mi ha spinto così fortemente a occuparmi di mondo arabo e veramente a capire quella che era l'energia che si stava muovendo dall'altra parte del Mediterraneo? È questo che mi ha permesso di diventare, di conoscere persone come Asma, diventarne amico e cercare di capire e trasportare questo tipo di energia anche dall'altra parte del Mediterraneo. Questo è una cosa che però è una sfida che coinvolge tutti quanti, penso. Grazie, ci sono domande? Per quanto riguarda l'identità e la rivoluzione in Tunisia, che ha avuto un effetto cascata, il Marocco, dobbiamo ricordare il Marocco, la Libia, manifestazioni in Algeria, l'Egitto, la Siria, ci sono state manifestazioni in Libano. E anche adesso in Arabia Saudita ci sono manifestazioni, quindi è la solidarietà della cultura, è la stessa cultura, in questo caso non si tratta di religione ma di cultura. Come ha detto Domenico poco fa, il fatto
fatto che un paese del mondo arabo stia soffrendo e si muove, beh, vi è il sostegno di tutto il mondo arabo. In Egitto stavano sostenendo la rivoluzione tunisina, proprio quando stavano preparando la loro rivoluzione. Facevano le due cose insieme, era molto difficile sostenere la rivoluzione in Tunisia, in Egitto, nel periodo di Mubarak. Vuol dire che ci sarebbero stati rivoluzionari che avrebbero fatto la stessa cosa. Beh, era rischioso. In Tunisia, quando c'era la rivoluzione in Egitto, e beh, il 25 gennaio eravamo davanti all'ambasciata per dire: siamo col popolo egiziano, lo sosteniamo. Dopo la rivoluzione tunisina e egiziana, dopo che Mubarak ha lasciato il potere, ebbene, il popolo arabo vuole la liberazione della Palestina. Ecco, si tratta quindi di un mondo arabo unito, forte, dopo due rivoluzioni e dopo due dittature cadute. Quindi un fattore culturale, la solidarietà storica che ha fatto sì che tutto questo fosse possibile. La rivoluzione tunisina non è stata Occupy Wall Street. La situazione negativa non era soltanto nel mondo arabo, ma anche nei paesi democratici. L'essere umano nel mondo intero merita ancora la sua dignità, vuole la dignità. Perché? Negli Stati Uniti, in Spagna, in Grecia, ci sono queste rivoluzioni e bisogna lavorare ancora sui diritti dell'uomo.